pensioni d'oro, Romano Prodi, ecco quanto prende di pensione. Romani Prodi, ex leader della sinistra, si sta godendo la sua pensione anche se occasionalmente appare in televisione per parlare di politica. Prodi, ad oggi, non ha soltanto una pensione ma ne ha ben tre, che provengono dai servizi che ha reso alla comunità nel corso degli anni. La sua prima pensione è legata al suo ruolo di dirigente pubblico dell'INPDAP, ossia l'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblica Amministrazione. Solo questa pensione ammonta ad oltre 4.000 euro, una cifra che già sarebbe altissima di per sé e che permetterebbe a Prodi di vivere la sua pensione al meglio. Come detto però, l'ex politico percepisce anche altre pensioni. La seconda è invece legata al suo ruolo di presidente della Commissione Europea, ovviamente terminato, viene calcolata una pensione pari al 4,5% di quanto riscosso durante quel periodo, moltiplicata per gli anni in cui il ruolo è stato ricoperto. In questo caso si tratta di una cifra che ammonta a 5.000 euro al mese, che vanno a sommarsi agli altri. La terza pensione invece è quella per i parlamentari, che è incrementata da alcuni contributi versati da Prodi per cercare di incrementarne il valore. Questa cifra, che è conosciuta anche come il vitalizio da parlamentare, si aggira attorno ai 2.800 euro al mese. Sommando tutti questi fattori e senza considerare altre eventuali entrate, si può dedurre facilmente che Prodi percepisce oltre 12.000 euro al mese dalle sue tre pensioni. Romano Prodi è ormai in pensione e sicuramente non è più un politico attivo come lo è stato fino a poco fa. Anche dopo la pensione, ad ogni modo, Prodi continua ad interessarsi alla politica e ad intervenire quando si presenta l'occasione. Infatti, Romano Prodi è un attento osservatore esterno di ciò che succede nella politica italiana. Di tanto in tanto rilascia delle dichiarazioni ai giornali, cosa che ha fatto molto recentemente, oppure si collega in qualità di ospite ai programmi politici. Questo tema infatti rimane la sua passione principale, ma allo stesso tempo Prodi prova a godersi la pensione anche con la sua famiglia o dedicandosi alle altre attività che più gli piacciono. In estate passa molto tempo con i suoi parenti, ed in particolare gli piace trascorrere molto tempo nelle colline fuori città. Per il resto gode di ottima salute e perciò può fare ciò che preferisce o anche spostarsi in giro per l'Italia se ne presenta l'occasione. Voi che cosa ne pensate? Vi piaceva Romano Prodi e conoscevate questi dettagli sulle sue tre pensioni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.